Oltre a questo, mi sembra che Sarsi sia fermamente convinto che nel filosofare, cioè nello studio dei fenomeni naturali, sia necessario fondarsi sull'autorità di qualche autore celebre, sicché qualora la nostra mente, il nostro modo di pensare, non sia in accordo con la tesi di un altro, non debba giungere all'elaborazione di nuove idee. E forse ritiene che la filosofia, cioè lo studio dei fenomeni naturali, sia un libro e il frutto dell'immaginazione umana, come l'Iliade e l'Orlando Furioso, libri nei quali la cosa meno importante è che quello che c'è scritto sia vero. Signor Sarsi, la questione non sta così. La filosofia, cioè lo studio dei fenomeni naturali, è scritta in questo grandissimo libro che ci sta continuamente davanti, l'universo. Ma questo libro non lo si può capire, non lo si può comprendere, se prima non si impara a capire la lingua, a conoscere i caratteri nei quali è scritto. L'universo è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, strumenti senza i quali è umanamente impossibile comprendere alcunché di questo libro. Senza questi strumenti è come vagare inutilmente in un labirinto oscuro. Ma anche ammesso, come sembra al Sarsi, che la nostra mente debba farsi serva del pensiero di un altro uomo e che nell'osservazione dei moti celesti si debba aderire alla posizione di qualcuno, io non vedo per quale motivo egli preferisca Ticone a Tolomeo e a Niccolò Copernico, i cui due sistemi dell'universo sono ben compiuti, costruiti con grande arte e condotti a perfezione, cosa che non vedo che Ticone abbia fatto. Se alzarsi, non basta che Ticone abbia confutato gli altri due sistemi e ne abbia poi promesso un altro, sebbene poi non portato a termine. Ai due sistemi dell'universo, è questo che vuol dire Galileo, che pur opposti sono tuttavia definiti e compiuti, Sarsi preferisce il terzo sistema di compromesso tra i due che Ticone deve ancora mettere a punto.